Pirelli. Buonasera a Francesca Barra. Buonasera. Volevo essere un po'. Pantaloni. Lamenti un po'. Vabbè, ci penso io. Ma poi, una new entry, Sport Mediaset. Come sta andando la tua esperienza Sport Mediaset? Ma io direi molto bene. Perfetto. Il mio rapporto col Boemo è ottimo, anche se adesso con i tifosi c'è un po' di maretta. Perché è vero che buonasera, bene. Sei il clima Champions League, vinto, dai. Ci tenevano, ci tenevano. Porto fortuna. So che tu sei il padrino di una squadra, io faccio la madrina di un'altra. Ti pare niente, scusa. Stai dicendo che... giocatori pazzeschi, sicuramente questa sera il più atteso è Higuain, però la storia di Napoli-Juve... Perché poi quando ti inquadrano ti siete trovo sempre c'è. Qualcosa però. Che hai trovato? Visto che abbiamo parlato anche di Dybala bella questo omaggio di Dybala, ricorderetelo di padre spirituale di la fede la porto, eccola qui io sono calcio centrico, però se ogni tanto si parlasse anche sottolinea neanche il bello ci vuole anche fantasia, ma dovuto fare un po' su parliamo due alla volta Auriemma, diciamo cosa ha detto Trapattoni. Ha detto quando io arbitravo la Juve allenavo chiedo scusa e fatalità quell'unico anno lì dentro anche Diego Abadantuono non l'abbiamo detto ci vediamo di una persona si vede dalle domande procuratore dissi di dare priorità. Posso dire una cosa che ci tengo in particolar modo a dirlo sempre in Italia giocano insomma la lista sarebbe lunga erano poi anni che non mi divertivo è fastidioso insomma nessuno ci vuole stare in terra con la famosa mano de Dios di Maradona quel gol che fece di mano e non se ne accorse nessuno neanche le riprese televisive scoprì che era un gol fatto con la mano solo da una foto di un fotografo inglese dell'agenzia Bob Thomas perché vedere lei massaggiare con la crema è una cosa meravigliosa mamma mia pensa la mia vita, per carità, fortunatissimo, tutte le settimane che vedo, arrivo, che sta là, che si massaggia, ma è un inferno, ma perché si massaggia? Come il pasticcere al negozio. Ma possiamo sapere perché si massaggia prima di andare in trasmissione? Ma perché saranno affari suoi, perché vuole farsi le gambe belle, tu sei... Ma ce l'ha belle! Ma ti sei dimenticato queste cose basilari? Ma può essere. Può essere. Bel complimento. Sei alla mano, eh? Grazie. Sì, mano, tra l'altro anche... Non si sa mai. Esatto. Se erano d'accordo venivano comunicata una decisione cambiata. Se non erano d'accordo... Quando Benitez viene a spiegare... No, ma De Laurentiis ha detto di stare twittato, di stare tranquilli. Ma certo, che hanno ma che vuoi bene. Che twitti De Laurentiis dica no, sono tutti quanti degli... Pensa un po' che quante cose... Quante cose sai, sa? Mai ha dato il meglio di sé, no? Caraboy, ci siamo più. Okay? E invece ogni tanto, Caraboy, ti do anche queste dimostrazioni. 86. Sentiamo Pioli, va. Merita la conferma. A te piace. A Pioli piacciono gli occhi nerazzurri della Boy? Secondo me sì. Sentiamo se ne parla. Non credo. No, forse no. Da una vita. Da 15 anni. Con i da 15 anni. Va bene. Torniamo, scusate. Io non so della nazionale giornata. La squadra che metteva attori. Esatto. Troppo prima del voto. È stato? Quindi il problema sono quei quattro allenatori. Che sprofonda ovviamente. Parleremo lungamente. Ma Cecchi Gori no. Hai ragione. Se ti dicono Cecchi Gori. Ma perché? Sul campo. Degli imbecilli che... Aspetta chi può aver voglia di continuare. Giocherà, vediamo, la Fanara, la Inter... È brutto perché poi ti si appiccica. Scanzi, la signorina Barra, tifosissima di Zazza e non solo. Auriemma, che è bello anche qui, sei bello nel museo. Lo so, grazie, me lo dicono tutti. Sì, anche la Boy, devo dire che ha comunque...